Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale oppure benvenuti. Sono Antonella e sono qui per aiutarti a migliorare le tue conoscenze sulla cultura e sulla lingua italiana. In questo video vi parlerò di latino, di parole latine che noi italiani utilizziamo quotidianamente, spesso senza accorgercene. Si dice che il latino sia ormai una lingua morta. In realtà non è così. Vedremo insieme 10 casi in cui utilizziamo parole latine. Cominciamo con la parola idem. È una parola molto utilizzata, soprattutto nel linguaggio parlato, e vuol dire ugualmente, nello stesso modo, pure, anche. Ad esempio, Cosa hai cucinato per pranzo oggi? Pasta al sugo di pomodoro. Tu? Idem. idem qui equivale anch'io ho cucinato pasta col sugo di pomodoro. Ho preso 30 all'esame di latino. Tu? Idem. Qui la mia amica risponde idem, vuol dire che anche lei ha preso 30 all'esame. Un'altra parola, bis, che dal latino vuol dire due volte. Fare il bis di qualcosa vuol dire ripeterla, vuol dire volere quella cosa una seconda volta. Ad esempio, Signora Elena, la sua crostata di mele è squisita. Mi fa piacere. Potrei avere il bis? Certamente. In questo caso, potrei avere il bis equivale a potrei avere un altro pezzo di crostata? Bis si usa anche a teatro, si usa nei concerti per richiedere, ad esempio, la replica di un brano oppure per richiedere al cantante di riesibirsi. Promemoria, una locuzione latina che vuol dire per memoria, un appunto, un breve scritto per ricordare a se stessi o agli altri qualcosa che si deve fare o che non bisogna dimenticare. Ad esempio, Hai visto il promemoria sul frigo? no, cosa c'è scritto? Scade la bolletta del telefono, pagala. Perfetto. Post scriptum, dopo lo scritto, spesso abbreviato in PS. Lo ritroviamo in basso, dopo la firma, nelle lettere, nelle cartoline. Si tratta di un'aggiunta, scriviamo qualcosa di cui ci eravamo dimenticati. Mi manchi tanto, PS, ho un sacco di novità da raccontarti, PS, salutami i tuoi, dimenticavo, ho fatto un tatuaggio. Gratis. Gratis vuol dire gratuito, senza alcun costo, senza alcun compenso. Fare qualcosa gratis vuol dire che non riceverò dei soldi in cambio. Ricevere qualcosa gratis vuol dire che quella cosa non la pagherò. Ad esempio, Sei andata a teatro, Antonella? sì, e ho portato anche i bambini. Il biglietto era caro. Abbastanza direi, 20 euro a persona. Fortunatamente per i bambini lo spettacolo era gratis. Ultimatum, ultimo avviso, ultimo avvertimento. Ad esempio, Come va col tuo ragazzo? Insomma, È successo qualcosa tra voi? sai che stiamo insieme ormai da 5 anni. Però di matrimonio non ne vuole sentire parlare, per cui le ho dato un ultimatum. Cioè? Cioè, o mi sposa o lo lascio. Ad hoc. Ad hoc vuol dire per questo, fatto apposta per questo, appositamente. Conosco la persona ad hoc per questo lavoro, la persona adatta. Visto che la cena di stasera sarà molto elegante, indosserò un abito ad hoc per l'occasione.
un abito appropriato per l'occasione. Grosso modo, una locuzione avverbiale latina. Vuol dire su per giù, all'incirca, a grandi linee, più o meno. Ad esempio, grosso modo, la situazione è questa. In linee generali, all'incirca, la situazione è questa. Un altro esempio, il mio paese dista grosso modo, più o meno, 15 km dalla città. Lapsus. È un errore involontario nel parlare o nello scrivere. Quando pronunciamo una parola al posto di un'altra, quando scriviamo una lettera invece di un'altra, per distrazione, perché abbiamo un vuoto di memoria, ad esempio. Ciao Donatella. Come hai detto, scusa? Scusa, ciao Antonella, è stato un lapsus. Ok. E terminiamo con NB. Nota bene. Nota bene sembrerebbe al 100% italiano, in realtà è una locuzione latina ed è usata per invitare qualcuno a porre attenzione su qualcosa. Ad esempio, di nota bene ce ne sono molti nei miei libri e lo scrivevo laddove il concetto era importante e dovevo ricordarlo. Un altro esempio. Per portare con me il mio cagnolino in aereo, nel regolamento c'era un bel nota bene che diceva: sia in stiva che in cabina, il cane deve sempre viaggiare all'interno del trasportino durante l'intera fase di volo. Un altro esempio, nota bene, segui tutti i video di Antonella, lascia un bel mi piace e iscriviti se non l'hai già fatto. Per oggi è tutto, vi saluto, statevi bene e alla prossima. Ciao!